Buongiorno a tutti. Allora, ci ritroviamo, come vi ho anticipato nella lezione precedente, e ora tratteremo del primo intervento e a seguire successivamente, la prossima lezione, proprio per una continuità, tratteremo della infortunistica stradale. Fondamentale premettere, prima di procedere a questa importantissima, attività che, no, che ci vede sempre in prima linea, e cioè l'infortunistica, è importantissimo, come dicevo, premettere tutto il discorso del primo intervento. Perché è importante? In primis posso dire questo, che nella polizia locale che ho il piacere di gestire, ho adottato un protocollo operativo di primo intervento, e questo ci consente non solo di mettere gli operatori in condizioni di poter tranquillamente agire secondo una cadenza di attività e quindi con una maggiore tranquillità dal punto di vista, come dire, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività poste in essere, ma soprattutto perché ci garantisce di evitare di trascurare, magari nella concitazione, di trascurare qualche elemento essenziale e fondamentale che poi ci può inficiare tutta l'attività che poniamo in essere. Il primo intervento io lo immagino soprattutto per quanto riguarda la polizia infortunistica e quindi per quanto riguarda proprio le attività di infortunistica stradale. Lo immagino in questa materia per ragioni che quella che ci dà più problemi, ma nulla vieta che il primo intervento operativo della polizia locale può essere tranquillamente trasfuso e trasferito su tutto quello che sono le attività che vengono a interessare, diciamo, gli interventi sulle attività che si pongono in essere. Allora, vediamo. Qual è l'obiettivo di questa lezione? Sicuramente dare elementi di base affinché si possa poi approcciare ad una infortunistica stradale in modo più, diciamo, consapevole. Ci pone anche nella condizione di garantire di non disperdere le fonti di prova quando tali fonti di prova sono essenziali per la ricostruzione e ci pone nella condizione di compiere in modo corretto tutte quelle operazioni previste nei vari protocolli operativi che sono magari a disposizione del personale che opera, perché dovete sapere che quando si ha a che fare con un'attività pratica è opportuno adempiere, è opportuno che il responsabile, il dirigente responsabile adotti una linea, un protocollo in modo tale che cristallizza quali sono le operazioni. Posso dire che questo tipo di attività in America, negli Stati Uniti, non è così desueta. Lì vi sono delle linee guida, dei protocolli che sono operativi e che sono addirittura approvati da società scientifiche. Ne fanno una vera scienza. Questo però significa che le attività che pongono in essere sono sicuramente di un livello molto elevato rispetto a quelle che sono le attività che poniamo in essere noi di fronte ad un evento delittuoso o ad un sinistro, eccetera. Le finalità di questa lezione sono quelle di avere un personale formato che garantisca poi il corretto utilizzo delle competenze della squadra infortunistica stradale. Io la leggo come una squadra, ma può essere tranquillamente un nucleo di polizia infortunistica e quanto è importante. Da sottolineare che perché noi ci poniamo il problema di fare sempre attività formativa sulla infortunistica stradale? Perché per quanto l'articolo 12, 11 e 12 del codice della strada prevede che la competenza del rilievo degli incidenti stradali sulle strade comunali, urbane e in alcuni casi anche extraurbane sia demandata a tutti
tutti gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, ripeto, del codice della strada, fondamentalmente nei centri urbani l'attività di infortunistica stradale viene svolta dalla polizia municipale. Ma questo non a caso perché ci sono dei protocolli operativi tra le prefetture, le questure e i comandi di polizia municipale, ma soprattutto viene letto in modo molto positivo anche dalla stessa polizia municipale e dalla polizia locale, perché ciò comporta una elevata specializzazione. Quindi la polizia stradale, nell'ambito delle competenze, la polizia municipale nella funzione di polizia stradale e soprattutto nel rilievo dell'infortunistica stradale, acquisisce delle competenze che sono, come dire, importanti, che sono speciali e che sono specialistiche e che non hanno le altre forze dell'ordine. Quindi io accolgo positivamente questa devoluzione della esclusività del rilievo degli incidenti nel perimetro e quindi nell'ambito urbano alla polizia municipale. Allora, vediamo questo primo intervento. Allora, intanto, che cos'è il primo intervento? Allora, il primo intervento è la chiamata iniziale e la gestione delle prime informazioni da parte della centrale operativa. Questa è la prima attività che viene svolta, non è il primo intervento. Il primo intervento è l'insieme di tutte le attività che noi poniamo in essere quando ci troviamo al momento i primi ad arrivare sulla scena. Sul teatro di un evento. Quindi, come inizia il primo intervento? Il primo intervento inizia necessariamente con la chiamata alla centrale operativa. Quindi, nella maggior parte dei casi, le attività sono appunto attivate dalla chiamata della centrale operativa. Anche una chiamata che arriva o in ritardo, ad esempio, potrebbe comportare la perdita di tempo o rischia di dissolvere informazioni preziose. Questo significa intanto che non è sempre la chiamata alla centrale operativa, però la centrale operativa è proprio di per sé fondamentale dal punto di vista dell'organizzazione, ma della corretta informazione che viene data alla pattuglia che si trova in quel caso ad operare rispetto all'intervento che deve fare. Allora, il personale della centrale operativa deve annotare attentamente gli orari delle richieste ed il luogo di chiamata, oltre a identificare il chiamante ed ottenere informazioni dettagliate prima ancora di inviare personale sul posto. Allora, vedete qual è la fondamentale competenza della centrale operativa. Ecco perché di solito i piantoni che vengono messi nelle centrali operative delle altre forze dell'ordine, anche della stradale oppure dei carabinieri, sono persone formate e hanno dettaglio, una linea guida che deve necessariamente essere messa in concreto, cioè un protocollo operativo nel quale dovrà annotare la chiamata, dovrà identificare il chiamante e dovrà chiedere nel dettaglio. Dopodiché deve valutare qual è la pattuglia in base all'intervento che viene richiesto da inviare sul posto. E non finisce qui. Ora, lo schema di intervento per l'operatore di primo intervento è quello che quando viene inviato sul sinistro deve avere precedentemente acquisito e deve avere avuto da parte della centrale operativa nel dettaglio tutte le informazioni che servono affinché il suo intervento possa avere la dovuta efficacia. E quindi, esempio, verrà inviato su un sinistro, assume già in anticipo alcuni dettagli che possono essere chiaramente poi successivamente utili affinché si possa procedere. La centrale operativa al momento della chiamata dovrà seguire di norma le seguenti, dovrà seguire i seguenti adempimenti: annotare tutte le notizie disponibili, orario, identità del soggetto che richiede l'intervento, recapito telefonico, come ha avuto conoscenza del fatto, i soggetti coinvolti.
attiverà poi la pattuglia, i soccorsi e il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Dare chiare e precise informazioni circa le operazioni da effettuare alla pattuglia mantenendo sempre i contatti. Prendere contatto con l'ufficiale di polizia giudiziaria, abbiamo detto perché l'ufficiale? Perché ha delle competenze specifiche rispetto all'agente che dovrà seguire la fase investigativa. La prima valutazione del teatro dell'incidente viene effettuata dall'operatore di primo intervento. Quindi, se arriviamo noi in pattuglia di polizia municipale, sta a noi procedere alla prima valutazione dell'incidente, che consiste chiaramente, che sarà contestualizzata rispetto alle informazioni che ha ottenuto attraverso la chiamata della centrale operativa. Quindi, la pattuglia che arriva sul posto ha una prima importante compito, che è quello di contestualizzare le informazioni che ha avuto dalla centrale operativa rispetto al teatro che trova di fronte ai suoi occhi. Ciò permette di acquisire informazioni più dirette, così da fornire alla stessa centrale gli elementi essenziali sulla natura dell'incidente. Qui vedete, cogliete una cosa importante, cogliete intanto la interconnessione delle centrali operative con gli operatori che stanno in servizio attivo su strada. È la prima cosa. Quindi l'attività più importante è proprio quella di porre in connessione, quindi avere una buona centrale operativa con apparecchiatori funzionanti e soprattutto con una rete di connessione grazie alle quali è possibile chiaramente fornire importantissime informazioni alle pattuglie che operano sul territorio. Le attività sul campo dell'operatore di primo intervento possono riassumersi nei seguenti passaggi. Quindi vediamo cosa farà la pattuglia che arriva sul campo. Immaginate insomma, operativamente cosa succede. Succede che la chiamata arriva alla pattuglia di primo alla pattuglia, che generalmente è la pattuglia operativa e la pattuglia di pronto intervento, che arriva sul posto, valuta le informazioni che ha avuto dalla centrale operativa e dovrà necessariamente fare una verifica se le informazioni ricevute sono quelle che poi concretamente si sono, sono alla loro attenzione e poi dovrà eseguire i seguenti passaggi. Allora, arrivo e assunzione dell'attività, della direzione delle attività. Cosa significa? Significa che la pattuglia che arriva sul posto, la prima cosa che deve fare, deve, qualsiasi essa sia la pattuglia, carabinieri, polizia, generalmente arriviamo noi sugli interventi di sinistri stradali, prenderà direzione, quindi la sicurezza del personale che interviene sulla scena del crimine, a prescindere che si tratta di soccorritori, che abbiamo detto di primo e secondo intervento, è proprio quella di valutare quali sono le attività da porre in essere. Non dimentichiamo che vi sono nella stessa scena determinate e potenziali minacce che possono anche essere, de possono derivare da situazioni contingenti. Quindi, qualsiasi sia il caso in questione, qualunque sia l'informazione raccolta prima dell'intervento, il dovere dell'operatore di primo intervento è valutare i fattori di rischio per l'incolumità del personale e di conseguenza curare la sicurezza di tutti gli operanti. Sino all'arrivo sulla scena dell'operatore di primo intervento, e quindi chiaramente chi è l'operatore di primo intervento? La pattuglia che arriva per prima. E quindi prima di assumere la di direzione di tutte le attività investigative, dovrà tenere il contatto costante con la centrale e dovrà gestire eventuali soccorritori, eventuali la polizia, chiedere, comunicare eventuali sequestri, eventuali arresti. Quindi è quello che dovrà fare. Fino a quel momento la direzione dell'attività è fondamentale. Quindi, fino al momento della direzione dell'attività, è la pattuglia che arriva sul posto dovrà
prefigurarsi quali sono le attività da porre in essere. In presenza del personale paramedico, parliamo delle ambulanze e quindi degli infermieri, è necessario determinare se una persona soccorso o altri presenti siano stati spostati, che esempio, se c'è una macchina che è stata spostata e intanto se ci sono soccorritori e che se e questi soccorritori hanno deciso di spostare le attività. L'ausilio, parliamo di checklist, cioè l'elenco di tutto quello che il personale deve serenamente fare, svolgere. Pone nella condizione dell'attività, della pattuglia che opera la sua attività, di essere nella tranquillità. L'abbiamo detto in precedenza, quindi in questo caso ci pone nella situazione di essere, diciamo, garantiti. La seconda cosa che si fa, quindi, la prima cosa, vediamo quali sono le attività. La seconda cosa, la cristallizzazione dello scenario. Allora, sembra un termine un po' strano, invece è fondamentale, che significa cristallizzare. Cristallizzare significa porre in essere una serie di operazioni che serve a curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi, le cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Abbiamo visto il 348, quindi tutti quelli che sono gli atti di iniziativa. Allora, incominciate a cogliere la necessità di avere un protocollo operativo del primo intervento. Cogliete la necessità di quali sono gli errori che possono essere messi in atto e quindi la necessità di evitare questi errori. E quindi è fondamentale, quindi, come dire, questo protocollo. Quindi la cristallizzazione dello scenario. Tra le operazioni che di cristallizzazione rientrano quelle di documentazione, verbali illustrativi, rilievi fotografici, rilievi planimetrici, servono ad immortalare lo scenario, l'intervento e i fattori che chiaramente è destinato repentinamente a mutare. Tutte queste attività sono descritte, come vi ho detto prima, nell'articolo 354, che sono chiaramente gli atti urgenti da porre in essere, e l'articolo 357, che è tutta la forma che deve avere una relazione qualora ci troviamo di fronte ad un evento sinistro, ad un sinistro da cui poi c'è un evento delittuoso e quindi la commissione di un reato. Vedete che ci sono persone che hanno subito delle lesioni gravi, eccetera. Prima di cristallizzare tutto, però, e quindi di raccogliere tutte queste informazioni, quindi di creare e di avere delle informazioni cosiddette complesse, perché c'è uno scenario tale da raccogliere tutti i fatti, la prima cosa che dobbiamo fare la cinturazione. Che cos'è la cinturazione? La cinturazione è la delimitazione dell'area del sinistro e quindi il teatro del sinistro. Bisogna fare in modo che dal momento in cui noi prendiamo la direzione dello scenario, quindi la direzione dell'attività, e quindi ci portiamo sul posto, verifichiamo i fatti, prendiamo la direzione delle attività, cristallizziamo lo scenario, ma prima di cristallizzare, come lo cristallizziamo? Cinturiamo l'area, quindi mettiamo il nastro per evitare che persone strane possano inquinare l'area sottoposta chiaramente alla nostra attenzione. Quindi, nell'ambito delle operazioni rientrano quindi anche le acquisizioni da parte dei presenti. Molto spesso sono, come dire, molto spesso sono proprio fattori che hanno modificato, sono proprio fattori che proprio l'attività che viene posta in essere dall'operatore del primo intervento viene proprio col passare del tempo. Ci sono delle varie cause che possono essere anche una pioggia improvvisa, possono cambiare tutte le informazioni e possono disperdersi quelle che possono essere all'occorrenza le fonti di prova.
Bisogna comunque ricordare che le informazioni hanno un ruolo importantissimo, ma soprattutto per inquadrare esattamente quali sono i tempi e gli eventi e quali sono le successioni degli eventi. Per esempio, faccio l'esempio di noi non siamo attenti a cinturare l'area del sinistro, arriva una persona, raccoglie a terra un coccio di vetro, un pezzo di vetro, un coccio di fanale oppure il gruppo ottico che è caduto a terra, lo raccoglie e poi lo lascia in una posizione diversa. Sapete bene che quel punto è fondamentale perché quando viene modificato il teatro del sinistro rispetto all'evento che si è verificato, difficilmente riusciremo poi in futuro a capire qual è il punto di impatto, perché il punto di impatto potrebbe appunto portare essere stato modificato dall'avventore che per curiosità ha raccolto questo pezzo. Ora, nel caso in cui abbiamo la scena intatta, noi dobbiamo immediatamente cinturare e quindi l'operatore di prima deve procedere alla cinturazione dell'area, intesa come individuazione di quello spazio giuridicamente protetto entro cui ricercare le tracce all'interno della quale hanno titolo di operare solo alcune figure professionali. L'abbiamo detto prima, il personale sanitario paramedico, quindi il 118, vigili del fuoco se c'è necessità di procedere, personale ausiliario se c'è necessità di tenere lontano i curiosi, ufficiali di polizia giudiziaria qualora bisogna raccogliere le prove e operare sequestri e quanto segue. Gli accertamenti urgenti sono ancora fondamentali dal punto di vista della raccolta delle prove. Il termine appunto accertamenti urgenti lo mutuiamo dal 354 secondo comma, quando si parla di pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdono o si modificano. Tali operazioni possono essere compiute anche dagli agenti di polizia giudiziaria nei casi di necessità, ve lo accennavo nella lezione precedente, e qui lo troviamo proprio definito e disciplinato, previsto dall'articolo 113 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale, quindi lo dice la legge direttamente, quindi se ce lo dice la norma non abbiamo problemi dal punto di vista procedurale. Invece tecnicamente le attività urgenti della scena del crimine sono da intendersi come quell'insieme di operazioni a carattere conservativo tese a reperire, a repertare in modo particolare tutte le tracce. Per la loro natura, tipo tracce labili soggette al cambiamento climatico, per esempio, oppure l'azione del tempo, oppure azioni ambientali, il vento, come chiaramente condizioni climatiche, che possono dispersi, trasformarsi o più semplicemente perdere la loro integrità probatoria. Tra gli accertamenti urgenti rientrano anche quelli sul cadavere. Questa è una cosa brutta, però posso dire che io nella mia carriera di comandante della polizia locale ho assistito ho dovuto intervenire e sono dovuta impegnarmi direttamente al prelievo e al rilievo di incidenti mortali. Questa è una esperienza che, per quanto possa essere, come dire, professionale, fredda, come attività di operazioni, poi prende comunque assolutamente condiziona. Ma quello che è fondamentale è che non deve condizionare nelle operazioni, perché necessariamente bisogna avere la capacità di essere distaccati rispetto all'evento. Quindi l'ispezione, per esempio, del cadavere è fondamentale, viene fatta dal medico con l'ausilio della polizia municipale o della polizia giudiziaria in quel caso. Il codice di polizia mortuaria che dovete conoscere richiama anche il codice di procedura penale e ritiene che e dà pieno mandato al medico legale per l'esame del cadavere, da cui si desumono tutte le informazioni tanatologiche, cioè di morte, necessarie a risalire
all'epoca della morte, la necessità di descrivere le condizioni ambientali e le caratteristiche di ritrovamento del cadavere, di così com'è, costituiscono un obbligo da parte dell'operatore, quindi inutile che effettivamente ci facciamo prendere dalle condizioni psicologiche che bisogna operare, è obbligatorio, in mancanza delle quali le tracce labili e di interesse medico-legale verrebbero chiaramente disperse. Quindi nel caso proprio più brutto che ci troviamo ad intervenire, in un incidente mortale, queste sono le cose fondamentali da fare immediatamente sotto chiaramente la direzione del magistrato, del pubblico ministero, perché è lui che ci darà delle indicazioni per come operare. Il coordinamento fondamentale, squadre di soccorritori, alcune delle operazioni sopra descritte, e quindi leggete bene, devono essere effettuate in coordinamento con i soccorritori, il cui intervento principale è appunto l'incolumità fisica delle persone. Insomma, quando si interviene cercando di coordinare tutti quelli che sono intervenuti a soccorrere. Nel caso di sinistro, il raccordo tra le diverse attività non è sempre semplice, infatti, non è, ripeto, supportato da protocolli di intervento comune, e questo è fondamentale. Sappiate che nel momento in cui si hanno dei protocolli, la garanzia del personale che interviene e delle squadre di intervento, anche nei casi, vogliamo dire, di calamità, la garanzia che non si trascurino delle attività è quella che preserva poi chiaramente la migliore condizione di difesa dell'incolumità fisica delle persone. È inutile dire che le squadre del soccorritore, pur nella priorità assoluta, assistere eccetera alle persone, cosa, si lasciano di solito guidare da quello che cerca di preservare le tracce del presente, eccetera, però a volte le modalità di intervento sono tali da non essere coordinate, e molto spesso invece di garantire lo scopo, e quindi invece di garantire la conservazione delle attività, c'è cioè una ripetizione delle stesse attività, trascurando quelle che sono forse le cose più importanti. L'attività dei soccorritori, diciamo, non rappresenta un'attività investigativa vera e propria, ma è un'attività di cautele, è un'attività di scrupolosità, di oggettività, è un insieme di osservazioni. Praticamente è la fase prodromica rispetto alla fase investigativa, ma è la fase, grazie alla quale la fase investigativa può avere la sua completezza, perché c'è la garanzia che nulla è alterato. Nel caso in cui i soccorritori sopraggiungono per primi, e quindi prima soccorritore, parliamo del 118, per primi, è compito della prima pattuglia che interviene sulla scena procedere ad un'ampia intervista di soccorritore. Bisogna chiedere ogni cosa, verbalizzando tutte le informazioni che possono essere fotografate, quindi la scena, la vittima, le testimonianze, eventualmente che fino a quel momento sono state ricevute dai sanitari, comprese le attività che hanno portato anche ai mutamenti della scena o anche della vittima, le notizie che si possono raccogliere dai soccorritori, dai vigili del fuoco sono importantissime e sono la fonte prima ai fini investigativi, così come vi avevo già accennato. Vediamo adesso quelli che sono i casi in cui ci possiamo trovare e quali sono chiaramente le attività, in un certo senso, che possono interessarci. In questa prima fase sarò molto veloce nel descrivere le attività. Le stesse saranno poi oggetto di approfondimenti nella successiva lezione sull'infortunistica. Quindi andiamo adesso a riepilogare solamente quali sono queste attività, e poi dopo sarà sicuramente mia
mia premura farle, come dire, dettagliarle un po' più adeguatamente affinché possiate chiaramente avere maggiore conoscenza. Allora, intanto abbiamo detto che cos'è? Facciamo una tabella riassuntiva, riepilogativa di fronte ad un sinistro con danni, con solo danni a cose. Quindi danni a cose. Allora, vediamo un po' cosa bisogna fare. Allora, la prima cosa, qualora noi ci troviamo di fronte ad un classico tamponamento o classico tra due veicoli, semplicissimo, nel senso che apparentemente semplice operare. Mi capita sovente che la pattuglia viene mandata a rilevare un incidente stradale con danni a cose. Molto spesso succede, si chiede, dice, ma nel momento in cui interveniamo, premesso che diciamo, la persona che si è trovata coinvolta, quindi coloro i quali si sono trovati coinvolti con i propri veicoli nell'incidente senza danni, cioè con danni solo a cose e quindi senza lesioni alle persone, intralciano la circolazione e pretendono che la pattuglia vada a rilevare l'incidente. L'intralcio alla circolazione viene assolutamente sanzionato dal codice della strada e quindi non è possibile far intervenire una pattuglia quando su un incidente con danni a cose, o quindi solo con danni ai veicoli, può tranquillamente risolversi e quindi non è corretto distogliere la pattuglia, ma alla domanda, qualora c'è la chiamata alla centrale operativa, che bisogna fare? Sempre intervenire, lo stabilisce l'articolo 11 e 12 del codice della strada, perché noi non possiamo, non possiamo essere. Come dire, discriminare tra l'intervento su un sinistro stradale con danni alle sue cose e l'intervento con lesioni alle persone. E quindi non è un discrimine. L'attività di polizia della polizia stradale, in questo caso dell'infortunistica stradale, deve essere comunque svolta. Quindi che cosa si fa? Allora, nel momento in cui si ha la chiamata, il rilievo rispetto all'attività del sinistro stradale con danni a cose è l'ispezione, quindi ispezionare il campo del sinistro, porre in essere ogni attività necessaria a tutelare la sicurezza sia personale che dei terzi, la fluidità della circolazione stradale. Quindi l'attenzione è verso chi in quel caso subisce l'incidente, cioè la circolazione stradale. Quindi tutta l'intera circolazione stradale viene rallentata dal sinistro con danni a cose. Individuare le parti coinvolte, gli eventuali testi presenti, e avendo cura di far allontanare dal campo del sinistro i soggetti estranei ai fatti. Compilare un modello cartella dei rilievi, in questo caso è un modello che viene adottato dall'organo di riferimento di appartenenza della polizia municipale o della polizia stradale, in questo caso della nostra polizia municipale, che avrà una sua modulistica e quindi avrà le necessarie attività, le necessarie informazioni da compilare. Quindi perfezionare lo scambio dei dati occorrenti è nostro compito. Facilitare lo scambio dei dati per la denuncia del sinistro alle compagnie assicurative, utilizzando quindi i moduli presenti proprio nella cartella dei rilievi, che è proprio un nostro modello. Eseguire rilievo planimetrico, cosiddetto schizzo di campagna, o un rilievo planimetico più dettagliato dello stato dei luoghi.
All'impronta è sufficiente lo schizzo di campagna. Eseguire eventuale rilievo fotografico, io ometterei eventuale e direi eseguire rilievo fotografico sempre, verbalizzare le dichiarazioni di protagonisti e testimoni, procedere alla contestazione di eventuali violazioni amministrative, al termine della ricostruzione in ufficio compilare il modello dinamica, che è un modello che noi utilizziamo come organi di polizia, in questo caso nel comune che dirigo, nella polizia locale che dirigo io, curare la trasmissione ai competenti uffici. Non vi dimenticate che qualora il veicolo ha subito dei danni tali che c'è qualche ipotesi, oppure il fumus che il veicolo possa creare possa essere, diciamo, possa aver riportato dei danni tali che non è possibile poi rimetterlo in circolazione, si fa la trasmissione al Dipartimento Terrestre del Dipartimento dei Trasporti, quindi ex motorizzazione, per la revisione del veicolo. Vediamo il sinistro invece con lesioni alle persone coinvolte. Qui la situazione è un po' più, sì, diciamo non si complica, ma è un po' più dettagliata, quindi bisogna avere qualche accortezza in più, meno distrazione rispetto, cioè si ha meno generalità, cioè più specifica, più nel particolare. Allora, in primis penso che sia più che naturale che venga anche, come dire, venga anche nella quotidianità la prestare soccorso ai feriti. Eventualmente, se non sono stati ancora attivati, bisogna attivare il personale sanitario, eventualmente i vigili del fuoco. Perché i vigili del fuoco? Perché potrebbe eventualmente esserci la presenza di un veicolo che non riusciamo ad aprire, e quindi il personale dei vigili del fuoco sicuramente riusciranno ad essere di ausilio, avendo cura di mantenere inalterato lo stato dei luoghi. Quindi la prima cosa che abbiamo detto, mettiamo in essere tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi. In primis entriamo giusto per ripeterci le operazioni da fare. Allora, la prima cosa, prendere contezza di quali sono le constatare quali sono le situazioni rispetto a quello che è stato alle informazioni che abbiamo acquisito dalla centrale operativa. Dopodiché cinturare l'area, arrivare sul posto, quindi cinturare l'area e poi cinturare l'area, ma nell'immediatezza verificare che sul posto le persone siano state soccorse, altrimenti attiviamo immediatamente il soccorso, quindi il personale del 118 che dovrà arrivare in tempi veloci. Ispezionare il campo del sinistro, porre in essere ogni attività necessaria alla tutela della sicurezza, sia personale che di terzi, e la fluidità del traffico. Quindi, quando noi ci siamo assicurati che il soccorso arriva, abbiamo ispezionato il luogo del sinistro e abbiamo cinturato l'area, quindi abbiamo fatto in modo che in quell'area non intervengano altri soggetti che possono disperdere eventuali prove, perché abbiamo detto che parliamo di lesioni a persone, e quindi già in questo caso sapete bene che c'è una differenza. La differenza è data dal fatto che le lesioni di un certo entità si procede d'ufficio e quindi siamo di fronte ad una commissione di un reato. Compilare sempre la cartella dei rilievi, fare lo schizzo, fare sempre la documentazione fotografica, procedere alla relazione di tutti gli atti di polizia giudiziaria qualora si procede d'ufficio. Quindi, qualora si procede d'ufficio, si procede anche a effettuare tutte le attività di polizia giudiziaria.
Nel caso dell'applicazione dell'articolo 223, cosa succede? Nel caso di sospensione, quindi c'è il ritiro della patente, quindi il ritiro del documento e la messa a la trasmissione nei termini di 10 giorni alla prefettura. Quindi queste sono attività che sono da fare, attività amministrative che vengono fatte dal personale di polizia municipale che intervenendo sa quali sono prontamente con tutta la modulistica a bordo, sa quali sono le attività da farsi. È molto più vantaggioso che tutte le attività che possono essere fatte in loco vengano fatte in loco e quelle che invece possono essere fatte in ufficio in modo da essere fatte con cura, dovizia di particolari, e soprattutto nella misura in cui si ha questa completezza degli atti, così come ci dicono le norme del codice di procedura penale, è opportuno farli nelle sedi dell'ufficio. Soprattutto poi si deve curare la trasmissione agli uffici competenti, abbiamo detto anche in precedenza se lo si deve fare, ma qui quali sono gli uffici competenti? In questo caso, in più c'è la prefettura, eventualmente l'Istat per la trasmissione dei dati con incidenti conferiti, l'autorità giudiziaria qualora l'incidente ha una procedibilità d'ufficio o le lesioni sono superiori e quindi sono, sono più importanti. Ora vediamo che cos'è la prognosi riservata e qual è il sinistro con prognosi riservata. Poi diciamo che con calma poi avremo modo nella lezione particolare direttamente sugli incidenti stradali e sulla infortunistica, vediamo se riusciamo ad essere un po' più dettagliati nel descrivere i fatti. La prognosi riservata. Che cosa significa prognosi riservata? Allora, premesso che prognosi riservata è cosa ben diversa dal pericolo di vita. Allora, quando ci troviamo a operare su un incidente stradale ove dove le persone coinvolte sono state chiaramente, hanno subito delle lesioni di una certa entità, e soprattutto lesioni che non sono per le cui la cui prognosi non è data e perché non è chiara, cosa succede? Succede che il personale sanitario accompagna, quindi il personale del 118 accompagna la persona in ospedale. Lì arriva al pronto soccorso e lì il medico non scioglie la diagnosi, quindi non scioglie né la diagnosi né la prognosi. Quindi in questo caso il personale sanitario, i medici dichiarano che l'incidente, che la persona è in prognosi riservata. Salvo poi che nelle successive 48 ore, nei successivi giorni, è possibile che la prognosi sia sciolta e che quindi abbia un tempo di guarigione. Questo è. Ma soprattutto viene diagnosticato con la prognosi prosciolta, quindi si proscioglie la prognosi e si diagnostica quali sono le lesioni e qual è l'organo eventualmente che ha subito lesioni. Diversamente, invece, è l'incidente in cui il personale sanitario esprime una prognosi non riservata, ma di pericolo di vita. E allora qui adotteremo questo che è scritto in questa slide. Allora, per i rilievi di sinistri stradali con prognosi, ripeto, riservata ma in pericolo di vita, dovrà essere informato immediatamente il pubblico ministero di turno, onde avere direttive in merito alla possibilità di poter eseguire sequestri dei veicoli coinvolti o altro necessariamente. Si opera il sequestro, questo ve lo dico per scontato. Quindi
E non è che il PM ci dice noi informiamo, ma avremo delle direttive, qualora abbiamo detto prima, informiamo il pubblico ministero ci dà delle direttive. In questo caso, il pubblico ministero ci dice che cosa fare, cioè sequestrare, ma anche se non lo dice, si procede al sequestro perché il veicolo è il mezzo attraverso cui raccogliere poi le fonti di prova, quindi necessariamente bisogna conservare l'integrità. Procedere ai rilievi del sinistro seguendo le indicazioni riportate nei casi 1, 2 e 3. Attenzione, allora, che cosa sono i casi 1, 2 e 3? Allora, noi abbiamo il primo caso sono l'attenzione, la modalità di trasmissione. I casi saranno poi procedere al sequestro del veicolo, quindi procedere al rilievo, sequestro del veicolo con la richiesta di convalida del sequestro. Che sequestro facciamo? Allora, il sequestro lo si fa ai sensi del 354, quindi è un sequestro urgente. È un sequestro probatorio ai fini della ricostruzione dell'evento del sinistro. Gli esiti mortali, quindi ecco che l'esito mortale è un evento che vi ho accennato prima, può essere o chiaramente con prognosi di pericolo di vita e poi muore successivamente, e in quel caso è bene che noi adottiamo tutte quelle che sono le cautele anche dell'esito mortale allo stesso modo. Vediamo che cos'è questo, quali sono le cautele che dobbiamo adottare. Allora, la prima cosa, procedere a tutte le attività indicate nel caso precedente, cioè ispezionare il veicolo, cinturare, tutto quello che vi ho detto fino ad oggi. L'unica cosa è che fino a questo momento, l'unica cosa è che bisogna acquisire immediatamente la documentazione medica che comprova che le attività sono avvenute in modo preciso, ma soprattutto bisogna acquisire il referto di morte. Il referto di morte viene rilasciato dalla struttura sanitaria che è intervenuta per prima. Dopodiché c'è l'ispezione del cadavere. Abbiamo detto in precedenza, l'ispezione del cadavere la si fa con è un obbligo, è definito nel regolamento di polizia mortuaria ed è praticamente la si fa generalmente con il PM presente sul posto, ma anche con l'autorizzazione da parte del pubblico ministero di procedere all'ispezione del cadavere. Successivamente, chiaramente una volta che si è ispezionato il cadavere, si ha la possibilità poi di identificare. Cioè, dovrà essere identificato il cadavere e soprattutto dovrà essere trasmettere entro 48 ore tutti gli atti che devono essere convalidati, gli atti che potranno anche essere una sommaria descrizione dei fatti, perché poi tutta l'attività compiuta può essere poi oggetto di una comunicazione di notizia di reato molto più dettagliata. Vediamo un po' i riferimenti, ma questi li abbiamo già detti nella procedura, nella lezione sulla polizia giudiziaria. Questi riferimenti sono riferimenti normativi che ci indicano quali sono le operazioni e come devono essere portate a termine qualora ci troviamo di fronte ad un incidente, ad un intervento dove c'è la commissione di un reato, dove siamo chiaramente chiamati a intervenire come polizia giudiziaria. Vediamo un attimo quali sono quelli più importanti, vediamo se ci ricordiamo. Allora, l'articolo 55, funzioni di polizia giudiziaria, quindi la polizia giudiziaria cosa fa? Quali sono le funzioni? Questo è esattamente quello che dice la norma, cioè la polizia deve
anche di propria iniziativa, prendere la notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari ad assicurare le fonti di prove e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Questo è l'articolo 55, così come previsto, così come stabilito e così recita questo e quindi si coglie bene l'operatività di questa procedura, di questo codice di rito che ci dà delle indicazioni, ben come dicevo in precedenza, tipizzate. Inoltre, la polizia, le funzioni sono: la polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Le funzioni precedentemente 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. L'assicurazione delle fonti di prova, l'abbiamo visto già nella lezione sulla procedura penale, ma, e quindi sul codice, sulla polizia giudiziaria, ma questo però ci rinfresca un po' la memoria, cioè quali sono le fonti di prova. Le fonti di prova sono tutte quelle, le tracce pertinenti al reato, sono le persone che sono in grado di riferire sulle circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Il compimento di tutti gli atti che sono poi anche nei precedenti articoli, queste sono l'assicurazione delle fonti di prova, quindi la perquisizione, eccetera. L'intervento chiaramente del pubblico ministero fa assumere la direzione dell'indagine, ma prima dell'intervento agisce la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Questo l'ho ripetuto anche altre volte, ma mi sento di dire che effettivamente è necessario ripeterlo più volte. Chiedo scusa, il 354 praticamente è la Bibbia. Quando noi interveniamo su iniziativa parliamo di sequestro, per esempio, ma il 354 è articolo 354 codice procedura penale e disciplina tutti quelli che sono gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone, e in questo caso il sequestro, ma non solo il sequestro, parliamo di ispezione dei luoghi, parliamo cioè parliamo di tutto quello che riguarda la conservazione dello stato dei luoghi e quindi tutto quello che è la raccolta delle cose pertinenti al reato. Qualora vi è il pericolo che le cose, le tracce, i luoghi possano essere alterati o dispersi, allora si procede col 354. Ricordate l'articolo 113, disposizioni attuative al codice di procedura penale, diceva che in questo caso anche gli ufficiali possono tranquillamente procedere al sequestro, anche gli agenti, perdonatemi, anche gli agenti possono procedere a effettuare il sequestro. E questo è il caso di urgente, nei casi qualora si possa pensare che le cose pertinenti possano essere disperse. L'assistenza del difensore, in questo caso bisogna nominare il difensore qualora la persona ne fa richiesto, qualora ci sono attività che possono essere chiaramente poste in essere solo qualora c'è la presenza dell'avvocato. La documentazione, abbiamo detto tutto quello che deve ritenere, però nella successiva lezione sull'infortunistica la faremo nel dettaglio. Gli accertamenti tecnici non ripetibili, questi sono fondamentali. L'ispezione del cadavere, abbiamo detto, non è ripetibile, è importante, ed è importante che esse vengano chiaramente acquisite e vengano trasmesse al pubblico ministero. I risultati sono direttamente trasfusi nel fascicolo del dibattimento. La documentazione degli atti che devono essere allegati al verbale e infine il fascicolo del dibattimento. Questo chiaramente per far capire come è fondamentale, quanto è importante che tutte le attività possano essere compiute nella loro sequenza, facciamo riferimento al fascicolo del dibattimento, cioè la sede naturale dell'azione penale, cioè il
diritto penale ritiene, la procedura penale ritiene che la sede naturale del dibattimento, dell'azione penale si svolge nel dibattimento. Non a caso il processo penale è un processo orale. Ora, questo vi fa capire come, se noi operiamo in un modo molto molto dettagliato tutto quello che riguarda le attività poste in essere, necessariamente il fascicolo del dibattimento risulterà completo e l'azione che noi abbiamo posto in essere nel garantire la nostra professionalità con l'attività di polizia giudiziaria sarà sicuramente efficace, sarà stata efficiente e sarà sicuramente servita a perseguire l'azione penale e chiaramente a verificare lo stato, le situazioni poste in essere. Quindi, a mio parere, quello importante è che tutte le fasi, così come descritte, così come ci aiuta il codice di rito, ci indica di fare, bisogna farle in modo particolare. Ma in conclusione, con questa lezione, quello che ho voluto mettere in evidenza è il fatto che i comandi debbono, a mio parere, acquisire una forma importante di una linea fondamentale che possa essere posta in essere dagli operatori al fine di poter necessariamente essere garantiti nella loro operatività e nella loro, come dire, espressione compiuta del proprio dovere e devono essere chiaramente essere seguiti con una interconnessione della centrale, dell'ufficiale e con una solida come dire, collaborazione con le altre, con gli altri operatori, operatori del soccorso o comunque operatori diciamo di primo intervento. Bene, spero di essere stata anche in questa occasione, spero essere stata con voi chiara ci tratterremo nei dettagli in alcuni casi specifici quando concluderemo l'infortunistica stradale e avrò l'occasione in quel caso di approfondire temi che non ho potuto, che non ho approfondito, non ho ritenuto che in questa sede andassero approfonditi. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon Natale.